Match a senso unico fra Virtus Bologna e Bertrand Ertona. La gara 1 delle semifinali playoff vedeva gli emiliani imporsi nettamente sugli alessandrini per 84-61. Domani ancora a Bologna gli uomini di Ramondino avranno l'occasione di rifarsi. Sentiamo le dichiarazioni del dopo partita del coach. Da parte nostra è stata una partita con ovviamente al di là della capacità dei nostri avversari di forzare gli errori, con alcuni errori nostri non forzati, quindi una partita un po' imprecisa e un po' timida, soprattutto quando poi abbiamo messo mano alla panchina, abbiamo fatto una serie di errori, tante piccole indecisioni che non si possono avere quando si gioca contro una squadra come la Virtus, che ha già l'inerzia della partita, ma non in termini di punteggio, in termini di andamento del gioco, di scelte, quindi si è già a rincorrere. È chiaro che noi potevamo fare meglio, potevamo essere più precisi. Non sono deluso, sono dispiaciuto che potevamo fare di più. Cercheremo di fare di più la prossima partita. Se ci devo prendere qualcosa di buono è sicuramente la volontà della squadra di non lasciare lì un divario, come dire, maggiore di quello che è stato, sicuramente quello, tenendo conto che la Virtus credo abbia giocato fino all'ultimo possesso, il fatto che Mannion abbia fatto NA in una partita vinta di 23 punti è il segnale che la Virtus ha giocato duro fino all'ultimo possesso, fino all'ultima giocata di Hackett, per esempio.